Oggi siamo qui con le anatre quest'anno per la fiera di San Maiolo. Cosa ci racconti di bello? Graziano, quest'anno ho voluto portare le anatre per ricordare le origini agricole di questi luoghi. Il sud-ovest milanese era caratterizzato dalla presenza di anatre, perché era una coltivazione molto importante, era quella del riso. E queste anatre venivano allevate in risaia e alimentate attraverso ciò che trovavano appunto nella risaia. C'era l'integrazione serale poi di granaglie, ma la principale fonte alimentare delle anatre era all'interno della risaia. Nella risaia l'anatra ovviamente concimava naturalmente. E così il riso si trovava concimato senza bisogno di ulteriori concimi. Ho voluto portare le anatre per ricordare questa pratica agricola e per ricordare che la mia coltivazione io ho piccoli appezzamenti di terreno, coltivo del riso e utilizziamo molto concime naturale, tra cui quello di anatra sostanzialmente. Utilizziamo il metodo della rotazione agricola e ci permette di utilizzare meno concimi chimici sostanzialmente. Qui che razze abbiamo? Allora, abbiamo delle razze molto particolari, per esempio le famosissime anatre mute di Barberia. Che sono queste qua? Si chiamano anatre mute perché sono afone. Non emettono suoni e erano molto utilizzate nei nostri luoghi perché è un'anatra poco esigente ed è molto rustica. Qui abbiamo le anatre corritrici indiane che hanno la famosa postura eretta e sono anatre che vengono utilizzate in India appunto nella risaia. Loro disdegnano il riso e mangiano tutte invece le malerbe infestanti, quindi è utilizzato come diserbante naturale nei campi. Abbiamo veramente un vasto Abbiamo quest'anatra che è numero di. l'anatra di Rouen, è un'anatra francese, ancora molto allevata in Francia. Infatti in Francia la carne d'anatra è preferita alla carne di pollo ed è una hanno una carne molto saporita sostanzialmente. Poi abbiamo delle anatre Welsh Harlequin che arrivano dal Galles, sono anatre molto particolari perché è l'unica razza scozzese di anatra, l'anatra gallese è la razza gallese di anatra domestica e anche là viene utilizzata non come animale ornamentale ma come animale alimentare sostanzialmente. Fanno dei piatti tipici con quell'anatra e poi di lì giriamo dall'altra parte del mondo e andiamo a Bali. Questa è l'anatra di Bali, è una delle più antiche razze di anatre perché è progenitrice di tantissime altre razze che poi sono state utilizzate anche in Europa. È caratterizzata da questo ciuffo nucale che la rende particolare rispetto a tutte le altre.